Michele Vietti, si è appena concluso questo convegno di Stresa, direi due giorni di grande dibattito, di grande attenzione mediatica, presenti tutte le più grandi reti televisive, diretta su Radio Radicale, direi che di più non si poteva. No, sono molto contento, ma soprattutto sono contento per i contenuti che sono emersi dai tre dibattiti che si sono tenuti. Il messaggio, se è possibile fare una sintesi, anche per rispondere alle domande dei giovani, che cosa facciamo da domani, il messaggio che viene da Stresa è qualifichiamo la leadership su una visione strategica di ampio respiro. E nell'epoca delle post ideologie, in cui non c'è più destra e sinistra, il riferimento, a mio parere, non può che essere l'Europa, pro Europa o contro Europa, e intorno alla scelta europeista si costruiscono, declinandole, tutte le altre strategie: la politica economica, la politica industriale, la politica della difesa, la politica della giustizia, la politica estera. Questo, a mio parere, sarà il discrimine dei prossimi anni. Ancora una volta Stresa protagonista del momento politico, perché non dimentichiamolo, ieri c'era Maroni, fra l'altro a cui lei deve anche la sua presidenza di Fillombarda, che è la finanziaria regionale, che però mi pare che è stato molto nell'ambito del dettato costituzionale, per cui questo evocato, diciamo, inizio di referendum per poi arrivare alla Brexit, alla Catalogna, mi sembra, non so lei come la pensa, ma del tutto scongiurato. No, assolutamente sì, il presidente Maroni è stato molto chiaro, la consultazione che si fa in Lombardia e peraltro anche in Veneto è per dare attuazione a una previsione costituzionale, che è quella secondo cui a determinate condizioni le regioni possono chiedere e ottenere dallo Stato la gestione diretta di una serie di funzioni che oggi sono centralizzate. In questo spirito legittimo, costituzionale, arriverei a dire repubblicano, si può praticare un federalismo equo e solidale.